intendono fermare così, Ma io per scusi. esempio, chi lavora, non chi lavora per Berlusconi, ma chi lavora in testate che sicuramente siano più della parte in questo momento del governo che non dell'opposizione. Ma scusi, io intanto vedo eventualmente, ove saranno chiariti i dettagli della vicenda, un attentato contro la persona di Maurizio Belpietro, cioè del direttore di un giornale. Non la leggerei automaticamente come un gesto anti-berlusconiano. Se poi si verificasse che c'è una natura politica, un'associazione politica, una matrice politica di questo gesto, allora potremmo fare questa discussione. Ma per il momento mi sembra che la persona su cui concentrarsi sia Belpietro, non Berlusconi. Sì. Va benissimo, direttore. Grazie, grazie anche della sua disponibilità, davvero. Grazie, arrivederci. Grazie di essere stata con noi. Pino Arlacchi è arrivato qui in studio. Grazie. Pino Arlacchi è eurodeputato per Alleanza Democratici e Liberali per l'Europa, nonché fresco di passaggio al Partito Democratico. Quindi quel suo lasciare l'Italia dei valori, con grande eleganza, come nel suo stile mi permetta di dirlo, all'indomani proprio di un altro episodio gravissimo che è stato il lancio di un candelotto fumogeno ai danni di Raffaele Bonanni. Lei si è distaccato, ha preso le distanze rispetto a quanto detto subito dopo dal leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro. Sì, veramente mi sono dissociato, criticato Di Pietro dopo la contestazione a Schifani. A Schifani, sì. Non molto a Bonanni, vicino, quella a Bonanni è arrivata poco dopo, diciamo, ma con lo stesso segno, sì. E cioè l'intolleranza. Avevano fatto le prove il giorno prima. L'intolleranza, la violenza verbale, che è sempre l'anticamera della violenza fisica. Si comincia con delle minacce, si comincia con insulti, con i fischi, con non far parlare l'avversario e poi si procede, il passo successivo è molto più corto di quanto si immagini. Sono vicende che tanti paesi hanno visto, l'Italia stessa le ha viste in anni passati, abbiamo già un'esperienza a questo riguardo, ma abbiamo anche i mezzi e le esperienze necessarie per combatterli. Cioè bisogna stare molto attenti a come si reagisce, bisogna stare molto attenti a non fare certi errori che si sono fatti in passato e che si continuano a fare. Quali errori? Non solo in Italia. Quali? Guardi, l'errore principale che si può fare in un caso del genere è di trasformare gli autori di questi fatti in eroi negativi, farli diventare, rincorrere il loro senso mitomaniacale. Molti di questi attentati sono fatti da mitomani, da squilibrati, da psicolabili. A differenza di 30 anni, 40 anni fa, il terrorismo, c'erano i gruppi organizzati che si addestravano alla violenza, erano dei professionisti, a differenza della mafia che sono dei professionisti, siamo in una situazione diversa. Ma sono molto più pericolosi proprio perché vengono incoraggiati dai media, vengono incoraggiati dall'enorme gran cassa mediatica che li fa diventare all'improvviso qualcuno. In molti di questi casi il meccanismo psicologico è questo, gente frustrata che a un certo punto prende un avversario. In questo caso Belpietro, perché è una persona molto esposta, molto nota, va spesso in televisione e così via, ma può essere praticamente chiunque. Non è un discorso, vede, di anti-berlusconismo. Io quando vedo certe dichiarazioni di Bossi, come quelle che ho visto recentemente, o altre dichiarazioni di altri esponenti della Lega nei confronti degli immigrati, dei Rom e di altri, o quando vedo certe cose concrete, anche attacchi fatti fisici, allora io mi pongo la stessa domanda. Cioè è l'anti portato all'estremo, l'anti, che certo, alla fine, certo, quando non è contrastato, porta a questi gesti. Però, Tramontano. Sì, adesso mi dispiace che non ci sia più il direttore, però voglio dire, è anche anti-berlusconismo sottovalutare quello che accade. Cioè, allora, abbiamo fatto un intervento telefonico di Concita De Gregorio in cui praticamente ha parlato solo di se stessa. Ha sminuito quello che è accaduto. Cioè, allora, io non metto in dubbio che lei abbia avuto delle minacce, mi dispiace moltissimo, ma non ha una scorta, evidentemente, immagino, a meno che non vogliamo far credere che anche le scorte vengono decise da Berlusconi, che abbiano fatto una valutazione, evidentemente, che rispetto a Belpietro, adesso stiamo parlando, forse erano minacce completamente diverse, visto che Belpietro sono 8 anni che vive sotto scorta, ma come lui vive Vittorio Feltri, come lui vive Emilio Fede. Oggi mi colpiva una dichiarazione di Maurizio che affermava, mi colpisce il fatto che in questo paese i direttori sotto scorta sono tutti di area moderata.
Allora, adesso non dire che e quindi questo deve far riflettere. Se ci sono Fede, Feltri e Belpietro che vivono da anni sotto scorta, e Concita De Gregorio, per quanto voglia parlare di lei, non lo è, significherà qualcosa. Di ridurre al gesto di un ipotetico folle quello che è accaduto a Milano, a me sembra riduttivo, perché quello che è accaduto a Milano fa il seguito a quanto è accaduto a Berlusconi con una statuetta, e quello pure era un folle. Poi è successo con Schifani, e va bene, erano fortunatamente solo dei fischi. Poi è successo con Bonanni. Con Bonanni abbiamo raggiunto il massimo, in cui la persona coinvolta, quella che ha tirato materialmente il fumogeno, è a piede libero tranquillamente, nemmeno è stata fermata. Cioè, e questo è, poi uno si fa tante domande. Poi dici, non c'è il discorso dell'anti-berlusconismo, ma se a parti invertite fosse stato un esponente di centrodestra a tirare un fumogeno ad Epifani, ma cosa sarebbe successo? La stessa cosa. Non no, ma non credo proprio. Non credo. Ma se adesso fosse stato un direttore del centro-sinistra a essere stato... noi avremmo avuto un intervento di qualcuno per dire anch'io sono stato minacciato, anch'io lì, non è un discorso di anti-berlusconismo. No, e significa credo. Vivere in un paese, far finta di non sapere in quale paese si vive. Guardi, per fortuna. Cioè, Sallusti, il mio direttore, Sallusti, va in giro, che costantemente viene preso di mira. Cioè, i giornalisti, perché sono... Non è possibile, cioè non si rende, vuol dire, non rendersi conto. Senta, non sottovaluti l'aspetto positivo di tutto questo. La reazione del mondo politico è unanime. Tranne di Pietro? La reazione del paese. E comunque lei mi insegna meglio di me che la classe politica in questo caso fanno tutti è prassi, è retorica. Però, proprio, questo è un retaggio della lotta contro il terrorismo. Guardi, sì. Al di là della retorica. Del dovere dire siamo solidari, eccetera. Secondo eccetera. Me la solidarietà è un retaggio positivo. La solidarietà andrebbe espressa in un altro modo, cioè accettando i pareri diversi, accettando le idee diverse, non criminalizzando una notizia facendola diventare un fango. Questo significherebbe solidarietà con chi la pensa diversamente da te. Invece in questo paese, soprattutto, non si può. Questo è fondamentale. Adesso, oggi, perché di fronte a un atto del genere, tutti a dire povero Belpietro. Poi da domani Belpietro è il killer di Fini, ritorna a essere il killer di Fini, ritorna a essere Feltri, ritorna a essere a busta paga di Berlusconi. Questo è il discorso, è inutile che ci siamo intorno. Vale, questo eccesso di toni, questo estremismo verbale e questa violenza verbale, ahimè, è diffuso in tutto l'arco politico. Non credo che ci sia una speciale concentrazione a sinistra o a destra. Quindi va fatto, secondo me, lo stesso discorso che si è fatto 30 anni fa quando si è posto il problema del terrorismo. A un certo punto, quando si è visto che il terrorismo di sinistra era un terrorismo particolarmente aggressivo e pericoloso, del BR, ci fu una scelta politica straordinaria fatta dal Partito Comunista del tempo e dai sindacati di considerarli dei nemici al pari di tutti gli altri, e ci fu una unità del mondo politico che alla fine ha portato insieme al paese in Italia, dopo aver ridefiniti compagni che sbagliano, non li definì mai PC, no, ci fu sempre compagni che sbagliano. Compagni che sbagliano furono quell'area dell'autonomia intorno a Toni Negri e ad altri che strizzava l'occhio, che diceva in fondo ci sono giustificazioni, in fondo il sociale, eccetera eccetera, ma il mondo politico decise di fare così. A me sembra tanto che i compagni che sbagliavano un tempo adesso sono diventati dei folli. Cioè, quelli che un tempo erano i compagni che sbagliavano, adesso quando succedono casi di questo genere sono dei folli. Arlacchi diceva poco fa una cosa molto interessante, cioè non richiamiamo gli anni del terrorismo, non riportiamoli a galla, prima di tutto perché purtroppo e disgraziatamente cellule di terroristi deambulano e ci sono già in giro, però si rischierebbe di fare un regalo troppo grande, esatto. Ribadiamolo questo fatto. È il più grande errore che può fare il paese e soprattutto i mass media, perché l'industria dei mass media è in larga parte responsabile del terrorismo moderno. Ma di quello che ha detto... Terrorismo non sarebbe nulla senza la gran cassa mediatica. Questo glielo dico da esperto di questo argomento, certo. Parlando a nome di tutti gli esperti di terrorismo. Se c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo, quelli che studiamo e conosciamo il terrorismo, è questa. La misura più radicale contro il terrorismo è di dargli l'importanza che ha effettivamente, e cioè minima. Ma quello che ha detto... Se i giornali trattano gli attentati terroristi allo stesso modo in cui trattano fatti di sangue o fatti o incidenti con quel numero di vittime, cioè minimo, noi abbiamo fatto il più grande atto antiterroristico. Il terrorista che sa
che il giorno dopo il giornale riporta la sua notizia per quella che è, e la volta successiva perde l'incentivo principale a farlo. Perché il terrorismo è il terrore, è la paura che viene instillata da fatti che vengono presentati in modo abnorme, facendoli diventare molto più grandi di quello che sono. Un attentato terroristico alla fine provoca un numero di vittime molto limitato. Non, non è la fine del mondo, neppure l'11 settembre è stata...